mese di agosto 2013 ho intrapreso una nuova avventura. Mi sono voluto recare all'interno dei campi sfollati in Siria. E grazie ad un tantam, insomma, sui social network, il passaparola, sono entrato in contatto con una rete di volontari, soprattutto dell'associazione Pasqua in Siria, un'associazione molto semplice di volontariato con sede a Monza. Oggi si chiama Insieme si può fare, proprio dimostrare, insomma, la collaborazione tra numerosi volontari a livello nazionale. Insomma, all'epoca, grazie a loro, mi sono appunto recato in Siria per raccontare, con l'intento di raccontare la quotidianità all'interno dei campi sfollati, migliaia di persone in fuga da una guerra, che già allora, insomma, emetteva un numero altissimo di vittime. Ho scelto la Siria proprio appunto per la guerra, insomma, da un lato anche l'aspetto solidale, quindi portare degli aiuti umanitari come, insomma, medicine, cibo in scatola e giochi per i bambini, numerosi sfollati e profughi di questo conflitto. Dall'altra parte proprio a livello documentativo, quindi ridare un nome, tentare di ridare un nome, un volto, una storia a tutte le persone descritte spesso come cifre, percentuali, numeri da registrare nei censimenti delle associazioni. Quindi questi due motivi, queste due passioni mi hanno portato appunto in Siria. In Siria, insomma, si combatteva e tuttora si combatte una guerra molto, molto ampia, molto difficile, dove in ballo ci sono tantissimi popoli, eserciti, etnie. All'epoca diciamo che la situazione forse era in qualche modo un pochino più semplice, perché si combatteva, tra virgolette, solamente tra i cosiddetti ribelli e il regime in carica di Bashar al-Assad. E quindi tutte le zone, insomma, controllate dai ribelli erano per noi, nel senso volontari, giornalisti, fotografi, reporter o quant'altro, più accessibili rispetto alle zone controllate dal regime. La prima volta, insomma, che siamo scesi, che ci siamo avvicinati a quest'area di conflitto, che era in qualche modo la prima volta per tutti, ci ha colpito, diciamo, e soprattutto mi ha colpito, sembra strano, ma l'odore degli olivi e delle scene anche autentiche, quasi quotidiane, tipo di contadini turchi o forse siriani, perché la distanza è davvero irrisoria, piegati a due spanne dalla terra, intenti a zappare l'orto, quindi scene magari molto, molto distanti, molto pacifiche, molto naturali, in contrasto proprio con la tensione e l'adrenalina del momento. La prima meta del viaggio è stato il campo sfollati di Atma. Mi hanno colpito il numero spropositato di tende, di tendoni, di rifugi temporanei, siti proprio a pochissimi chilometri dal confine turco. Migliaia di tende, strabordanti di persone, che si arrampicavano, insomma, su questo versante a ridosso del confine turco. All'interno di quelle tende scoprirò poi che ci vivono, insomma, dalle 5 alle 20 persone. All'interno di quel campo abbiamo registrato più di 22.000 sfollati, quindi migliaia di persone in fuga ogni giorno e tuttora da una guerra e da bombardamenti veramente atroci, impensabili, inumani. Ho iniziato a raccogliere delle testimonianze, parlando con i bambini, con gli adolescenti, con gli adulti del campo, con le mamme che hanno perso i figli, masticando, insomma, questa polvere alzata dal vento. Era veramente molto caldo, quasi un caldo soffocante, e, insomma, polvere, sassolini e afati ti investivano con gran forza. Mi sono imbattuto ad esempio in una fila indiana di bambini con una scodella di riso nelle mani, ed è un gesto, insomma, quotidiano che ripetevano quasi ogni giorno. Ma stando con loro ho scoperto proprio che all'interno di quel campo solo il 20% della popolazione, della gente, appena dei residenti, ha assicurato un pasto giornaliero, quindi non si parla di colazione, pranzo, merenda o cena, ma semplicemente una ciotola di riso al giorno e un litro d'acqua disponibile per lavarsi i denti o lavarsi il corpo, tutti gli usi quotidiani a cui qua siamo abituati. Ci sono tantissimi aneddoti, ci sono tantissime storie, ci sono tantissimi pensieri e ricordi che mi porto, che ho scovato tra quelle tende, ma due su tutti, diciamo, riguardano proprio dei bambini. Il primo è quello di Amira, una bimba di 10 anni che ho incontrato lungo il confine turco. Amira stava giocando col pallone nel cortile di casa, si stava divertendo con fratelli o con cugini o con amichetti, insomma, un colpo di mortaio è caduto nei pressi della sua abitazione e le schegge l'hanno ferita in 5 punti diversi della gamba. Nell'esplosione purtroppo sono morti i genitori e Amira, ripeto, solamente 10 anni, è scappata con i due fratelli maggiori, a cavalcioni sulle spalle, hanno macinato chilometri e chilometri a piedi fino a trovare ristoro e rifugio nel campo sfollati di Atma, quello che appunto
abbiamo visitato nel viaggio, e successivamente hanno trovato sostegno fuori, quindi sul suolo turco, in una piccola abitazione polverosa a 500 metri dal confine in guerra. Secondo aneddoto che mi porto dentro, forse più degli altri, è la storia di Firas, che è un ragazzino, un bambino si può dire, di 12 anni, che anche lui purtroppo ha perso la famiglia durante i violenti bombardamenti sulla città di Aleppo, una delle più grandi e magnifiche della Siria, presumo. E Firas, invece di continuare a studiare, di continuare, diciamo, una vita per quanto stravolta ma normale, ha deciso di combattere. L'ho incontrato proprio alle porte, all'ingresso del campo sfollati di Atma, e diciamo che ho fermato questa immagine, ho fermato questa dimensione con una fotografia, ed è la fotografia forse a cui sono più legato, proprio perché mostro il piccolo Firas diviso da un fucile, da un Kalashnikov, sempre presente nelle aree di conflitto, con a fianco un altro ragazzo sui 30 anni. E quindi quella foto, insomma, quel ricordo, la storia di Firas mi ricorda sempre le vite spezzate, l'infanzia completamente distrutta appunto dal rullo della guerra. Queste sono due storie che mi porto dentro. E queste due storie però mi hanno fatto capire tante cose che poi confermerò nei viaggi successivi, cioè che l'umanità è molto più forte della brutalità dei nostri tempi, e nei posti più drammatici che ho visto durante i miei viaggi c'è sempre una forte umanità, c'è sempre una forte ospitalità, soprattutto del popolo siriano, e questa ospitalità, questa bontà delle persone mi ha voluto far tornare a distanza di pochi mesi sempre in Siria.